Buongiorno da Monica in cucina. Oggi Monica vi farà vedere come realizza la vellutata alla zucca. Sarà una vellutata molto molto leggera. Oltre alla zucca come ingrediente userò la patata. Seguitemi mentre sono ricche da lavoro. 1,5 kg di zucca, 600 g di patate, una cipolla fresca, una manciatina di prezzemolo, sale quanto basta, olio di oliva extravergine quanto basta. Ho versato l'olio dentro la pentola a pressione, ho inserito la cipolla, ho messo la zucca fatta a pezzetti piccoli, ho aggiunto le patate sempre fatte a piccoli pezzetti. Ho aggiunto il prezzemolo lavato e fatto a pezzetti. Ora metterò una puntina appena di sale. Questo perché? Lo faccio abbastanza per poterlo surgelare e quindi il sale va messo proprio una puntina, così. Ho aggiunto l'acqua. L'acqua deve arrivare fino qui dove c'è il rigo nella pentola, quindi deve coprire tutte le verdure. Ho messo il coperchio alla pentola a pressione e ora metterò a cuocere. Ci vorrà circa sui 20-25 minuti. Ora che è pronta, leverò un pochino di acqua in eccesso. Ora frullerò il tutto con un mixer. La vellutata alla zucca di Monica in cucina è pronta. Veloce, genuina, sana e nella sua semplicità è un piatto raffinato ed elegante, molto gustoso nei periodi invernali. Qua Monica in cucina. Avete visto la vellutata di Monica come è bella, raffinata, elegante e soprattutto dietetica, che non è una cosa da poco per noi donne. Provate a farla anche voi, perché anche questa sarà un successo. A presto con nuove ricette da Monica in cucina.